Oggi vi mostro come ovviare al problema quando dobbiamo caricare su Cricut Design Space alcuni file vettoriali che sono troppo grandi e quindi il nostro programma non riesce a importarlo. Allora, vi mostro prima di tutto un esempio, cioè quello che accade, e facciamo clic su questo pulsantino carica. Allora, carichiamo come di consueto l'immagine, quindi facciamo clic sul pulsante carica immagine, facciamo poi clic su sfoglia. E poi apriamo la nostra immagine. Allora, apriamo questa che si chiama Roma 1 e attendiamo il caricamento. Come potete notare, già l'anteprima la fa più lentamente del previsto, quindi sta impiegando un pochino più di tempo. Allora, adesso ci mostra un'anteprima, però io quando faccio clic sul pulsante salva, anche in questo caso mostrerà un altro rallentamento. Per fortuna non è un rallentamento di quelli proprio molto lunghi, però comunque insomma ha impiegato più tempo del previsto. Fin qua più o meno le cose sono normali. Il problema si verifica adesso. Allora io faccio clic sul pulsante. Cioè sul pulsante, scusate, sull'immagine che ho appena caricato e poi faccio clic sul pulsante inserisci immagini. A questo punto noi dovremmo teoricamente vedere la nostra immagine comparire nel nostro progetto di Cricut Design Space. In realtà succede questo. Dice caricamento dell'immagine in corso e poi dice wow, questa immagine è grande, ciò potrebbe richiedere qualche minuto. Ovviamente non è qualche minuto. Se io continuo a fare il tutorial fino a stasera, questa immagine ci sarà sempre. Quindi dobbiamo necessariamente uscire da Cricut Design Space e fare un'altra cosa, cioè entrare in un altro programma. Quindi facciamo qua, facciamo esci e entriamo in un altro programma. Eccoci qua, siamo in un altro programma. Io ho utilizzato Affinity Photo, però potete utilizzare anche altri programmi. Stiamo parlando di veri e propri programmi di grafica, quindi potete utilizzare per esempio anche Photoshop, oppure se parliamo di software gratuiti, potete passare a GIMP. Vi sconsiglio di utilizzare software simili o comunque che gestiscono prevalentemente grafica vettoriale come Silhouette Studio perché avrete comunque lo stesso problema di rallentamento. Allora, facciamo clic sul menu file, ovviamente poi dipende chiaramente dal programma che state utilizzando e scegliamo il nostro file. Quindi selezioniamo Roma 1, cioè il file che abbiamo selezionato prima e facciamo clic su apri. Allora, vedrete subito, ecco infatti, appunto, vedete subito che in questo caso il programma lo apre immediatamente. Questo perché ha un modo completamente diverso di gestire il nostro file. Prima di tutto, però, vorrei farvi una premessa. Allora, noi stiamo utilizzando un file SVG. Che cos'è un file SVG? È uno dei formati file più utilizzati, di grafica vettoriale. Infatti, l'acronimo SVG, si riferisce alla grafica vettoriale scalabile, cioè questo è il vero nome di questo tipo di file. I file vettoriali in genere non occupano mai tanto spazio, infatti questo file occupa solo 600K, quindi è difficile che il nostro Cricut Design Space non riesca a importare un file di 600K, perché comunque anche l'importazione, anche se stiamo lavorando su internet, è veramente veloce. Per quanto possiate avere una connessione lenta, è veramente veloce, eppure non ce la fa. Perché? Allora, i file SVG in genere, anzi non in genere, praticamente sempre, sono rappresentati in un formato che è praticamente indipendente dalla risoluzione. Questo è il motivo per cui riusciamo a ottenere anche dei file ultra complessi con una dimensione, molto molto bassa del file, appunto, torniamo ai nostri 600K. Invece, quando lavoriamo su file diversi, quindi file di grafica raster, per esempio appunto Affinity Photo, in genere lavora file di grafica raster, quindi non file vettoriali, però comunque, come potete notare, li apre tranquillamente. Comunque dicevo, i file di grafica raster
Che cos'hanno di diverso? Gli elementi grafici che sono all'interno sono rappresentati come insiemi di pixel, quindi che cosa accade? Che più pixel avremo, più la risoluzione sarà elevata, ma insieme alla risoluzione sarà elevata anche la dimensione del file, quindi un file fatto bene appunto ad alta risoluzione che conterrà centinaia e centinaia e centinaia di pixel può arrivare ad avere dimensioni incredibili. Non stiamo ovviamente parlando di 1 o 2 mega, ma anche dimensioni molto molto più elevate. Poi ovviamente dipende anche dalla grandezza chiaramente dell'immagine, cosa che non accade con gli SVG. Quindi vi chiederete voi, perché allora Krita Design Space non riesce a caricare questo file? Ed ecco qua a cosa voglio arrivare, cioè l'oggetto di questo tutorial. Allora, io vi faccio vedere qua. Qua ci sono i livelli che vengono mostrati dal nostro Affinity Photo. Qua sembra un livello unico, in realtà non lo è, perché se noi facciamo clic qui su questa frecciolina, come potete vedere, praticamente ci sono non decine, ma guardate, io continuo a scorrere giù, guardate quanti livelli ci sono, c'è una serie incredibile di livelli ed è questo quello che non riesce a gestire Cricut Design Space, cioè finché gestisce 10-15 livelli va bene, ma qua sono veramente tantissimi e ovviamente non ce la fa, perché anche se cercasse di aprirli tutti, ripeto, io la prima volta che ho aperto questo file perché una persona mi ha chiesto di controllarlo, io ho lasciato aperto Cricut Design Space sicuramente più di 20 minuti, ma non ce l'ha fatta, sicuramente non ce l'avrebbe mai fatta, perché non è un tipo di software adatto a gestire comunque file così pesanti, così complessi, perché ripeto, pesante il file proprio non lo è perché sono 600K. Perché a tutti questi livelli? Perché appunto il file vettoriale è completamente diverso dal file da un'immagine raster normale, quindi da un'immagine tradizionale. Adesso io ingrandisco un attimo questa immagine per farvi capire meglio. Allora, se voi vedete qua, se controllate bene la nostra lupa, ha tantissime sfumature, cioè nel senso di colore, quindi sono tantissime ombre. In un file di grafica raster, che cosa facciamo? Noi andiamo a colorare questo pezzo, quindi questi pezzi della lupa, e creiamo le ombre come le vogliamo. Nel file vettoriale, come potete notare, le ombre sono determinate da tutti questi appunto decine, decine, decine di forme praticamente che assemblate, quindi unite una con l'altra, vanno a formare queste sfumature di colore. Però chiaramente è una cosa incredibile. Anche la persona che l'ha fatta non so quanto tempo ha impiegato per ripeto mettere tutte queste sfumature. Allora, ci sono alcuni casi in cui non sono così necessari tutti questi particolari. Certo che se avete bisogno per forza di sfumature complesse, colori complessi, allora probabilmente non potete farci niente e a quel punto vi consiglio di utilizzare un file appunto tipo un PNG. Però se voi su Cricut Design Space volete ipoteticamente tagliarlo con del vinile, che cosa dovete fare? Dovete tagliare questo pezzo rosso a parte, poi quest'altro giallo e poi la nostra lupa. Ovviamente non riuscireste comunque a fare questa sfumatura, a meno che non utilizzate la funzione stampa e taglia, sarebbe impossibile utilizzare queste sfumature, perché qua dovresti utilizzare o un vinile bianco o un vinile nero, perché di certo non potete stampare 50-60 pezzi di vinile microscopici per attaccarle e fare le sfumature, quindi sarebbe impossibile. Allora, che cosa possiamo fare per farlo aprire con Cricut Design Space? Quindi dobbiamo andare a eliminare queste sfumature che in questo specifico caso non ci occorrono. Quindi
andiamo qua e selezioniamo il primo file, scusate, il primo livello, e poi andiamo giù. Guardate, io metto la freccia in giù, guardate quanti livelli stanno scorrendo. Io non li ho contati, ma sicuramente saranno più di 50, secondo me saranno anche un centinaio di livelli. Sono una quantità incredibile di livelli e sono solo ed esclusivamente, appunto, come vi ho detto prima, le nostre sfumature di colore. Quindi andiamo giù un pochino più velocemente, se no domani siamo ancora qua con questo tutorial. E che cosa facciamo? Arriviamo qua, che è la fine della nostra immagine, quindi dei nostri livelli. Allora, selezioniamo il tasto Shift. In questo modo noi abbiamo praticamente selezionato tutte le nostre sfumature di colore. A questo punto facciamo clic sul pulsante Canc, che quindi cancelliamo tutto. Allora, che cosa è accaduto in questo momento? La nostra lupa ce l'abbiamo ancora, perché come, non so se si vede, però il livello della lupa è questo. Infatti, se io tolgo qua la spunta, lui non me la fa più vedere, quindi la lupa c'era, erano solo le sfumature di colore quelle. Adesso quanti livelli abbiamo? Abbiamo i livelli che possiamo utilizzare, per esempio questo qui ASR arancione, l'ombra nera, la parte sopra di questo scudetto e la parte sotto. Volendo possiamo anche togliere questo sotto se non ci occorre il bianco, e abbiamo il nostro file SVG pronto da utilizzare, e sicuramente anche molto più facile da gestire su Cricut Design Space, specialmente, ripeto, se avete bisogno di utilizzare i livelli per farlo, per esempio con il vinile. Chiaramente non avrebbe nessunissimo senso utilizzare un file SVG solo per stamparlo, appunto, a quel punto, se volete tutte le sfumature di colore, potete tranquillamente fare un PNG. Questo vi occorre quando dovete avere i livelli separati, quindi da ritagliare separatamente con il vinile, con il cartoncino, con quello che volete voi. A questo punto, che cosa facciamo? In questo caso, quindi con questo programma, facciamo clic sul pulsante esporta e selezioniamo ovviamente SVG e facciamo l'esportazione. Allora, adesso chiamiamolo Roma piccolo, anche se, ripeto, la dimensione del nostro file comunque è la stessa, quindi il nostro file, scusate, della nostra immagine è la stessa, quindi non è cambiato niente. Ripeto, l'unica cosa che abbiamo fatto è togliere le sfumature di colore. Adesso torniamo nel nostro Cricut Design Space. Eccoci qua, tornati nel nostro Cricut Design Space. Cosa facciamo? Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, quindi facciamo clic sul pulsante carica, facciamo appunto carica immagine, sfoglia, e andiamo a selezionare il nostro file, che è questo qua, Roma piccolo. Quindi facciamo clic su aprila. Come potete vedere, già subito l'anteprima ce la fa vedere molto più velocemente. Facciamo clic sul pulsante salva, anche in questo caso ce l'ha caricato più velocemente. Facciamo inserisci immagini e eccolo qua. Subito, in un attimo, il nostro Cricut Design Space ci ha aperto il nostro scudetto. Ovviamente è grafica vettoriale, quindi possiamo ingrandirlo all'infinito, non perderà mai di risoluzione, e abbiamo tutti i nostri livelli. Quindi in questo punto possiamo utilizzare i nostri livelli, per esempio se la voglio mettere bianca, anche se in questo caso non c'entra molto. Comunque possiamo modificare i nostri livelli, nasconderli, fare tutto ciò che vogliamo. Abbiamo qua pronto sul nostro Cricut Design Space il nostro file perfettamente pronto da tagliare. Facciamo eventualmente anche clic sul pulsante crealo, come sempre, e vediamo l'anteprima dei tappetini, è tutto a posto. Cricut Design Space ha preparato il nostro file per il taglio, ed ecco qua. Come avete notato, il metodo è molto semplice. Ripeto, potete farlo con altri programmi di grafica. Vi sconsiglio nuovamente i programmi di grafica che gestiscono, appunto, per lo più file vettoriali. Quindi vi sconsiglio Silhouette Studio, anche se
Sicuramente lo apre, però o avete un processore di quelli proprio super, oppure il mio consiglio è cioè utilizzate un programma di grafica normale, quindi di grafica raster, che però possa comunque supportare l'apertura dei file SVG e i relativi livelli. Come sempre il nostro tutorial è terminato, vi ricordo che potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it e che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut Silhouette Italia per condividere i vostri progetti e per ricevere assistenza gratuita.